Fratelli e sorelle, in questa 18ª domenica del tempo ordinario continua il nostro viaggio con Gesù verso Gerusalemme. E in questo viaggio Gesù, nel Vangelo di oggi, ci regala una parabola bellissima che tratta l'accumulo dei beni e l'atteggiamento di dipendenza che possiamo avere nei confronti delle cose terrene. Ma c'è una premessa da fare, una precisazione. Gesù, in questa parabola che ci racconta, non condanna il possesso dei beni. Si chiamano beni perché sono una cosa buona, producono benessere, fanno stare bene anche noi nel fisico, nel corpo. E fondamentalmente Gesù non dice ai suoi discepoli: non dovete avere beni, i beni sono una cosa cattiva. Gesù cerca di farci capire che le cose terrene, e quindi i beni, il benessere, non devono stare al centro della nostra vita, non devono essere il senso della nostra vita. Osservate bene nella parabola i termini, il linguaggio che utilizza l'uomo ricco. Parla sempre in prima persona. Io costruirò, io demolirò, e utilizza sempre lo stesso aggettivo possessivo: mio. Quest'uomo, che ha messo al centro della sua vita la ricchezza, è completamente oscurato. Vive nel buio, vive nel deserto delle relazioni, vive da solo ed è chiuso in se stesso. E allora qual è il rovescio della medaglia che vuole farci intendere Gesù? È che l'uomo, per essere felice, non può vivere nella solitudine, non può vivere nel deserto, non può vivere nella cecità che a volte produce la ricchezza. E poi l'uomo, il cristiano, è chiamato a donarsi. E allora, fratelli e sorelle, qual è la ricetta per una vita ricca, per una vita agiata, per una vita felice? Noi siamo sempre alla ricerca di una vita agiata. Qual è la nostra ricchezza? La nostra ricchezza è arricchirci di Dio. È solo Lui che dà un valore alla nostra esistenza indecifrabile, inestimabile, che si chiama eternità. Buona domenica.